e di Rifondazione Comunista che ha partecipato al nostro convegno. E Nesi mi ha detto, io adesso voglio parlare col Ministro del Tesoro perché questa è un'idea importante, è un'idea che va studiata e va presa in considerazione. Guardate, io non mi illudo che il Ministro del Tesoro Ciampi possa fare delle iniziative a favore di questo. Noi li dobbiamo far tremare i signori che stanno al governo. Abbiamo l'arma. Non votare. Io scheda bianca, fintanto che non mi dici che i soldi sono miei, perché ci siamo stufati. È cominciata la truffa nel 1694, all'atto della Costituzione della Banca d'Inghilterra, quando il Paterson dice invece di prestare denaro dobbiamo prestare le noto banche, cioè le cambiali della banca. È da allora che è cominciata la grande truffa. La più grande truffa di tutti i tempi. I governatori delle banche centrali sono i giganti della malavita, perché loro hanno trasformato i popoli da proprietari in debitori. Oggi nelle famiglie si soffre. Pronto? Salve professore, io già ho chiamato prima da Chieti, Mi dica. la domanda sulla Banca Centrale Europea. Cioè qui dal 1º gennaio del 99 la moneta che avrà corso legale praticamente sarà l'euro. Sì. Si stabiliranno i vari coefficienti per la conversione. A questo punto la battaglia non è più per il popolo italiano, ma è per il popolo Bravo, certo. e questo è un problemaccio, eh. No, ecco, momento, ne abbiamo parlato con Nerio Nesi a Castrocaro. Sì. Grazie di aver ripetuto la domanda, perché? Perché io ho detto questo. Quello che è stato oggetto del trattato di Maastricht e che è stato accettato non si può cambiare perché i contratti vanno rispettati, d'accordo, però noi possiamo trattare un argomento che non è stato preso in considerazione dal trattato di Maastricht ed è la proprietà della moneta. Non c'è nessuna norma nel trattato di Maastricht che stabilisce di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Allora io ho proposto nella commissione per la riforma del trattato di Maastricht, che si è riunita al Palazzo Reale a Caserta, io ho portato la proposta, cioè inserire nel trattato di Maastricht la nuova norma, quindi oggetto di una nuova convenzione, da cui risulti che ogni cittadino europeo è proprietario della sua parte di euro. Quindi, come io ho detto, la lira all'atto dell'emissione di proprietà dei cittadini italiani, benissimo, l'euro all'atto dell'emissione di proprietà dei cittadini europei, chiuso. E questo lo possiamo fare perché il Maastricht non parla. Poi la cosa bella è che con una proposta di questa noi prendiamo per i fondelli i grandi furbastri che dominano nelle banche tedesche, francesi, Fra inglesi. le altre cose, quindi lo so È benissimo. una presa per i fondelli perché? Perché questi qua hanno fatto tutto il casino che hanno fatto, perché se volevano fregare la proprietà della moneta, se non che siccome il ladro non può dire io voglio rubare la moneta, perché se no è contro legge, morale prima che giuridica. Benissimo, allora hanno taciuto, però hanno fatto tutto il guazzabuglio per costituire i comitati, per nominare, eccetera. Quando hanno fatto il guazzabuglio? Benissimo, a me mi sta bene così com'è. E Maastricht, benissimo, però la moneta di proprietà dei cittadini europei e allora gli si appiccica la lingua al palato, perché è come se tu il ladro, no? Il quale fa di tutto per fregarsi la borsa piena di soldi, quando tu gli dici sì, tu va bene che occupi quella poltrona, che puoi metterti vicino alla borsa, che poi, però la moneta è di proprietà dei recittati, la borsa la do ai cittadini Ma europei. che il È tempo. una presa per i fondelli, amico caro, perché questi hanno due qualità, l'idiozia e la delinquenza. E io sono convinto che è meglio avere dei nemici cretini che dei potenti alleati. Perché quando tu hai un nemico cretino, e io ho toccato con mano che questi sono dei cretini, perché il Pidocchio è cretino. Uno pensa, dice, ma come quello, la Banca Centrale, l'ufficio studi, l'ufficio legislativo, sono dei cretini, ne volete la prova? Leggiamo quello che sta scritto sul biglietto da 100.000 lire, 100.000 pagabili a vista al portatore, firmato il governatore. È una falsa cambiale. Poi dicono che noi siamo dei temerari, aurite un temerario, voi siete dei temerari, perché avete l'impudenza di mettere in circolazione come moneta corrente una falsa cambiale. Portiamo questa moneta in banca, che ci dà la banca? Nulla, e allora perché ci deve prendere in giro?
allora... siete d'accordo. Il problemaccio è che il tempo stringe. Ma intanto già è molto che noi abbiamo messo le cose in chiaro. Io la seguo per la prima volta, mi sto perdendo fra l'altro pure la partita dell'Italia, per seguirlo. Come sta l'Italia? Mi sembra che sta facendo 2-0, mi sembra. Sta vincendo 2-0, beh, meno male. Almeno questa. Benissimo, grazie. Arrivederci. Ecco, amici, io questa sera penso... Pronto? Buonasera. Sì. Io volevo dire che la loro partita d'Italia si sta giocando a Telemax, no? A Rai 1. Bravo. E prima di tutto sono d'accordo con lei in parte per quanto riguarda la scheda bianca. Io sono più propenso a non votare. Bravo. La scheda bianca. Nell'ultima votazione rimandate indietro la mia scheda al Presidente della Repubblica. Ecco, e poi magari sulla scheda dove ci può scrivere siamo per la proprietà popolare della moneta. E io ho detto così, penso che se la mia scheda per ricordo, gli ho detto così. Però questi signori hanno riferito al Parlamento, che non comandano, il Ministro del Tesoro, ha riferito i miliardi per il finanziamento dei partiti, togliendo i soldi agli altri ministri. Parla piano che non si sente. Dalla pubblica istruzione e da altri. Per reperire 20 miliardi per la cosa di bella non capisco portali, questa è la verità. Quindi i nostri soldi se li accaparrano soltanto per i loro comodi. Bravo. Non per la difesa dei diritti del cittadino, che quest'anno è spiegato proprio la promulgazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 48. E questi sono dimenticati, sono solo pronti a festeggiarli con feste opulente e basta. Ancora il nostro denaro. Bene. Allora l'arma di minacciare la scheda bianca è importante. Certissimo. Ecco. Bene. Comunque auguri. Grazie. Bene. Signori, io credo che questa sera abbiamo fatto una bella rimpatriata, una chiacchierata fra amici, e mi fa piacere una cosa, che quest'idea ogni giorno di più sta prendendo terreno. E molto di più, quando voi parlate con i vostri amici al bar o a un pranzo, vale molto di più la mezza parola detta a un amico che un comizio. Almeno fate girare la voce e dite sì questa idea, e poi l'idea di minacciare scheda bianca se non mettono in discussione il disegno di legge per la proprietà popolare della moneta farà tremare i senatori e i deputati di tutti i partiti, mentre porterà dalla parte nostra i senatori e i deputati onesti, le persone per bene. Bene, signori, io vi saluto e vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Avanti, pronto? Rosario! Pronto? Sento, mi dica. Qui sangue, per sì. Salutarti. Grazie. Sto apprezzando tutte queste belle cose. Grazie tante. Ah. Bene. Pronto? Chi è che parla? Buonasera professore. Avanti, parla. Allora, senta un po'. Io volevo dire che siccome lei sta dicendo di votare scheda bianca. Sì, momento. Se non mettono in discussione il disegno di legge. Però siccome qui sono i moderati che non vanno a votare o che votano scheda bianca, purtroppo abbiamo sempre la possibilità di far risultare loro. Io adesso non volevo...